quello della brasiliana Rebecca Andrade, grande specialista del corpo libero. Igor, l'abbiamo ammirata anche a Tokyo, dove però uscì di pedana proprio per la sua grande esplosività, grande potenza. Sì, è estremamente potente, dinamica, reattiva, deve solo gestirla, quindi mettere il giusto, quello che serve. Salto teso avanti smezzato, molto bene, controllato benissimo. Rondata, flick, molto bello, Tsukara teso quasi perfetto. Le basta un punteggio basso, perché con un 13.500 comunque va al comando della classifica, andando addirittura oltre il 56. Terza diagonale per lei, rondata, flick, doppio teso, ben fermato tra l'altro, come terza diagonale un doppio teso, perfetto. Grande talento, rondata, flick, doppio salto carpiato e va a vincere questo campionato del mondo. È l'impressione anche mia, credo anche tua, Carmine. Assolutamente sì, la più bella ginnasta di questo campionato del mondo. Bella, brava. Precisa soprattutto, ha contenuto la sua esplosività, quindi possiamo dire che è un podio davvero variegato. L'abbraccio con Shailene Jones, con tutte le altre avversarie, Jed Carey. Ecco, fa un po' strano vedere Jed Carey fuori dal podio. Salto teso avanti smezzato, rondata, flick, Tsukara raccolto. Questo spesso è una diagonale che la porta poi fuori pedana per l'ampiezza. Rondata, flick, doppio salto carpiato. Stavo valutando che Martina Maggio con 53.732 non è andata molto lontano. Se non ci fosse stato quell'errore alle parallele, poteva veramente ambire a qualcosa di più pregiato. Comunque Martina termina in nona posizione, mentre Alice D'Amato in decima con 53.031. Ma prima di fermarci per qualche secondo per poi le considerazioni finali, aspettiamo ancora il verdetto di Rebecca Andrade, che a Tokyo al corpo libero, proprio per la sua eccessiva potenza, uscì di pedana e da un primo posto possibile terminò in quinta posizione. Saluto tra le gemelle, si salutano a vicenda, Jessica e Jennifer. Quanto si soffre, Igor, ad aspettare un punteggio che non arriva? Molto, diciamo che in questo caso sa di aver fatto un ottimo esercizio, quindi è un'attesa che di fatto sa che avrà un seguito piacevole, insomma. Però si soffre indubbiamente. E soffre anche la Kinsella, che ha ottenuto il quarto posto fuori dal podio. Le basta un 12.900 per essere prima, 12.700 seconda, 12.500 terza, però è chiaro che siamo al 13.70, andremo al 14 e sopra e oltre. È l'ultima risposta di questa finale individuale femminile. Vi ricordo che domani si disputerà la finale individuale maschile a partire dalle ore 18.55. In gara due azzurri, Jimena Badini e Lorenzo Casali, e l'Andrade ottiene 14.40, con 14.40 si laurea campionessa del mondo, 6.10 di difficoltà, 8.30 di esecuzione,
L'Andrade dunque vince con 56-899. Ritorniamo fra poco alla Bank Arena, ma prima ancora una breve pausa.